straordinarietà di Eliot. Sta nel poter alternare la sua cifra ironica ad una cifra profondamente romantica e soprattutto la capacità di interpretare dei sentimenti universali. La fotografia, questa è una fotografia molto importante per la storia privata di Erwitt, perché la bambina che vediamo sul letto è la sua primogenita, Ellen, che abbiamo avuto il piacere di ospitare con noi all'inaugurazione della mostra, perché è lei che ha accompagnato Elliot, ed è grazie a lei che Elliot è potuto venire in Italia. E questa fotografia della mamma che guarda la sua neonata è una fotografia molto importante anche per la storia della fotografia in assoluto. È stata selezionata per una mostra del 1955 che si chiamava Family of Men, una mostra del MoMA di New York, una mostra che ha raggiunto 10 milioni di visitatori, una mostra incredibile, che raccontava proprio la grande famiglia umana. Una fotografia di una grande semplicità, di una grande intimità, un'immagine rubata che a distanza di tempo mantiene inalterata la sua forza comunicativa straordinaria. Una delle immagini più amate di Elliot Erwitt. E questa grande parte autobiografica che abbiamo nella mostra, ci sono altre immagini che ci raccontano della famiglia, delle famiglie di Elliot personali. È la sua parte più intima, più privata e sicuramente più profonda.